Buongiorno ragazzi e ragazze, sono la maestra Francesca e direte: cosa mi sono messa addosso oggi? Beh, siccome dobbiamo presentare un piccolo lavoretto di Pasqua che voglio fare con voi, mi sono messo un maglioncino che un pochino ci ricorda la Pasqua con tutti questi bolli. Spero siate tutti bene e adesso vi presento quello che volevo fare con voi per passare un po' di tempo e anche avere qualcosa di allegro da fare a casa per la Santa Pasqua. Allora, vi faccio vedere il materiale che serve per questo lavoretto, molto materiale povero che ho pensato proprio che troverete sicuramente in casa. Un cucchiaio di plastica, una salvietta struccante che sicuramente le vostre mamme avranno, un fiocchetto di qualsiasi colore, ragazzi, io l'ho trovato verde, un pennarello indelebile, possibilmente forbice e un bigliettino che io ce l'ho rosso, ma potete averlo sia bianco sia di qualsiasi colore. Allora, cominciamo. Dobbiamo prendere il nostro pennarello e cominciare a disegnare sul cucchiaino gli occhietti, il nasino e il risultato sarà questo. Eccolo qua. Questo è il nostro coniglietto. Poi dobbiamo prendere la nostra salvietta e aprirla, ok? In modo che si divida in due parti. Una volta che è aperta, ne usiamo una parte che la metteremo qua davanti al cucchiaio e con una parte ritaglieremo due orecchiette che io ho già ritagliato perché così facciamo un po' più veloci. Poi prendiamo la colla. Io in questo momento userò colla a caldo, ma voi potete usare qualsiasi tipo di colla, anche perché potete lasciarlo a riposo anche tutta la notte. E cominciamo ad incollare quello che andrà a essere il nostro coniglietto, molto semplice. Metteremo un pochino di colla qua, un pochino di colla sulle orecchie. Ok. In questa maniera, in modo che avremo un coniglietto e alla fine lo adorniamo con un bel fiocchetto. In questa maniera abbiamo creato un coniglietto che sarà molto carino anche da piantare, per esempio, nelle piantine di casa o sul poggiolo, oppure come segnaposto quando mangerete a tavola tutti assieme, potete anche farli di fiocchetti di colori diversi. Se poi volete proprio esagerare, un piccolo bigliettino che consiglio ai bambini di prima elementare, magari di scrivere soltanto Happy Easter, giusto per avere un riferimento a quello che è la Pasqua in inglese. E per quelli un po' più grandini ho pensato a queste frasi all'interno del biglietto che potete copiare. Prendilo tutto l'arco. In modo che abbiate appunto un bel Si biglietto legge. scritto in inglese. Se non si legge, vi scriverò comunque il testo, magari su un messaggio, così almeno ce l'avete, potete copiarlo più facilmente. Ecco, mi auguro ragazzi che questo lavoretto vi possa piacere e possa essere un piccolo aiuto per sentirci un po' più vicini e un po' più allegri. Auguro intanto buona Pasqua a voi e a tutte le vostre famiglie.